Indubbiamente oggi è un momento importante, si rinnova una tradizione che lega le stesse culture, perché poi fondamentalmente sappiamo bene quanti sono gli immigrati italiani in Canada e soprattutto ad Hamilton. Ho avuto modo di dire poco fa che quasi il 16% degli immigrati hanno discendenza delle nostre parti, per cui sono forti ancora i legami sulla tradizione, sulla cultura e quindi oggi è sicuramente un bel momento che fa rivivere questi sentimenti. Indubbiamente un prodotto locale, perché noi in questo sappiamo contraddistinguerci sempre. Un libro su Pratola, così rimane ancora più forte d'impresso il messaggio, e poi è una donna forte e gentile, quindi dagli abruzzesi prende questo, è un omaggio floreale rigorosamente con i colori del nostro tricolore. Gli abruzzesi si sono fatto onore in Canada perché hanno lavorato sodo, anche se nei primi giorni era un po' duro per loro, non parlando la lingua, non avendo un lavoro, ma con il saper fare hanno ottenuto assai e adesso sono integrati in tutte parti della nostra comunità. Naturalmente siamo canadesi e siamo fieri canadesi, però con una grande passione per l'Italia, per la nostra terra qui. E devo dire la verità, quando ritorno in Abruzzo e ci vengo più spesso possibile, mi sento a casa. Quindi viviamo in tutti e due i mondi. Ho fatto il sindaco di Hamilton, sì, ho fatto la politica a livello comunale per 25 anni e finendo come sindaco gli ultimi 6 anni nella grande città di Hamilton, sì. È stato un periodo molto eccitante e anche abbiamo fatto dei buoni lavori, ma è sempre la politica, quindi ci stavano problemi ogni giorno. Abbiamo risolti certi ancora rimangono lì. Comunque è stata un'esperienza di una vita per me.